Allora, grazie agli amici di Liberi TV che anche questa volta ci hanno seguito, vi presento Paola Fiaschi. Paola è una delle nostre iscritte, arriva dalla Toscana, lo sentirete appena le lascio la parola. Sì. Hai presentato da Arte e Regola Carla Campea il tuo libro, sì. Sintetizza al massimo. Cos'è? Chi è Paulette? Chi è Paulette? È un personaggio tutto da scoprire, da leggere, da passarci delle ore in compagnia, se non basta di prenderlo in mano, rileggerlo, perché è così che deve essere un libro, un'ottima compagnia che ti tira fuori qualcosa, che ti smuove qualcosa. L'abbiamo definito il libro circolare. Circolare. E iniziamo da dove nasce l'arcobaleno e finiamo su una grande tela bianca. Su una grande tela bianca, sì. E infatti io oggi mi sono colorata i capelli e indossato una maglia bianca in tuo onore. Grazie. Allora, Paulette è un libro edito nel 2017. Sì, 17. Io, mamma mia, che avevo colorato. All'inizio dell'anno nuovo, per me si sbagliare. Sì. Da Rupe Mutevole, con un'estrema delicatezza, eleganza e attenzione. Sì. Quindi tenete a occhio anche Cristina del Torchio e questa casa editrice. Facciamo soltanto un piccolo accenno anche al concorso letterario dove io ti ho invitato, che è Blogami, la seconda edizione del nostro concorso, il premio senza barcode, racconti brevi di 1000 parole. Non è facile. Non è facile. Ma tu nel 2017 hai vinto il premio Inediti Giubbelosse. Sì, sì. Raccontaci. Niente, stava ho spedito il mio racconto, è piaciuto e mi ha dato molta soddisfazione. Parla sulla violenza di genere, quindi attenzione anche alla luna e il pozzo. Alla luna e il pozzo. La luna e il pozzo. Non è... No, però cercate Paola Fiaschi anche su Facebook, Sui social, la pagina Paulette. Oppure seguite senza barcode.it dove la vedrete molto spesso. Certo. Perché lei è anche un artista un po' a tutto tondo, diciamo. Sì. Quindi la vorremmo vedere cimentarsi anche magari in Arte e Libertà, seconda edizione anche del nostro concorso artistico. Presto ci sarà una grande novità. La accenniamo brevemente. Senza barcode potrebbe avere presto una sua collana editoriale. Ecco. Quindi attenzione, restate sintonizzati, tutti gli iscritti a Senza Barcode per iscriversi andate sul sito e trovate tutte le indicazioni, hanno la possibilità di partecipare ai concorsi, inviare dei racconti, dei libri per entrare nella nostra collana e 3 appuntamenti con l'Academy senza barcode, web writing, comunicazione 3.0 e grandi novità. Paola. Piena di energia, Sheila. Grazie per aver partecipato. Felice di essere stata qui, di passare di qui e di continuare questo viaggio meraviglioso dove si incontra persone. Allora, grazie Carla Campea che ci ha ospitato, grazie Liberi TV che ci ospita anche questa volta sui suoi canali, grazie Paola Fiaschi, viva la cultura e viva Senza Barcode.